Immaginatevi questo spazio d'acqua pieno di navi. Più in là le navi da guerra, le galee e i vascelli della Serenissima, con la bastarda generalizia, l'ammiraglia dipinta di rosso per distinguersi dalle altre navi. E più in qua, più verso di noi, le navi commerciali, le galee e le navi tonde piene di merci che venivano sbarcate qui, proprio qui, alla dogana da mar, in attesa di essere sdoganate, di pagare le gabelle e di essere commerciate in tutta Europa. Siamo davanti alla chiesa di Santa Maria del Giglio, una chiesa stranissima, perché sulla facciata non c'è nemmeno un'immagine sacra, in realtà è il trionfo della famiglia Barbaro. Le statue sono tutte dedicate a membri di questa famiglia patrizia e sotto ci sono delle piante che rappresentano i luoghi dove i Barbaro hanno avuto degli incarichi per conto della Serenissima. Questa è la città di Zara, la pianta di Zara, città della Dalmazia, conquistata dai veneziani nel 1202 mentre stavano andando a Costantinopoli nel corso della Quarta Crociata. Invece di andare a conquistare Gerusalemme è stata deviata, grazie anche ai veneziani, e si sono fatti pagare il passaggio dai cavalieri franchi facendosi conquistare Zara. Questa pianta rappresenta la città di Candia, oggi Eraclion, capoluogo dell'isola di Creta. L'isola di Creta è diventata veneziana nel 1212 e lo è rimasta fino al 1669. Questa città subì da parte degli ottomani un assedio spaventoso, uno dei più lunghi assedi della storia. 22 anni, 22 anni di continue battaglie, scaramucce, scontri, tanti sono serviti agli ottomani per conquistare la città. Padova, sede del Bo, la seconda università più antica d'Europa, che nel 2022 compie 800 anni. In questa università si è laureata per la prima volta una donna. Il 25 giugno 1678 Elena Lucrezia Corner Piscopia si laurea in filosofia. È stata la prima. Corfù, isola Ionia, principale sede della flotta veneziana e sede anche del provveditore generale dopo la perdita di Candia. Quest'isola ha subito un assedio nel 1716, una delle ultime grandi vittorie della Serenissima, quando i soldati di San Marco sono riusciti a respingere gli ottomani. In memoria di questa vittoria, Antonio Vivaldi ha composto uno dei suoi più importanti oratori, la Iudita Triumphans. Questo e molte altre storie le trovate in Venezia, una storia di mare e di terra, edito dalla Terza.